Grazie a Dio per quello che abbiamo ascoltato e per come il Signore si prende cura e parla alla nostra vita. Stasera la meditazione che farò insieme a voi è sempre una gioia stare con voi e ben ritrovarci qui. Veramente quello che il Signore ci trasmette anche a ognuno di noi è qualcosa di straordinario e lo ringrazio. Veramente, mediterò, cercherò di non essere troppo lungo, vista l'ora, però abbiamo bisogno, anche di tempo per poter sbucciare e meditare la parola di Dio insieme. È tratta dal libro della Rivelazione, mi piace chiamarla così, visto che per molti la parola Apocalisse trasmette, qualcosa che parla tipo, scusate, di distruzione. E dico invece la parola rivelazione è molto bella perché è la rivelazione di Gesù Cristo rivela Cristo come soggetto e attore principale che è risorto, vincitore e glorioso. E quindi sapete che in nessun altro libro della Bibbia noi troviamo una tale rivelazione e soprattutto una così grande esortazione della persona di Gesù Cristo. Andiamo subito alla parola in Apocalisse al capitolo 1. Vediamo come apre, come si presenta, è Giovanni che diciamo, riceve questa rivelazione, lo sappiamo. Dice Giovanni, leggiamo dal 4, dal verso 4, Giovanni alle sette chiese che sono nell'Asia, grazie a voi e pace da colui che è e che era e che ha da venire, e dai sette spiriti che sono davanti al suo trono. È da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dai morti e il principe dei re della terra, a lui che ci ha amati, ci ha lavati dai nostri peccati nel suo sangue e ci ha fatti re e sacerdoti per Dio e Padre suo, a lui sia la gloria e il dominio nei secoli dei secoli. Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Anche quelli che lo hanno trafitto e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui. Sì, amen. Io, dice, sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine, dice il Signore, che è, che era e che ha da venire, l'Onnipotente. Ora, queste belle parole di incoraggiamento, no? Per iniziare, è un immenso incoraggiamento per noi credenti, per coloro che le leggono, che le hanno letto, perché Gesù Cristo ha vinto, no? Sono parole che ci aiutano, ci incoraggiano e se lui ha vinto, la parola ci dice che tutti noi abbiamo vinto e quindi la sua vittoria è la nostra vittoria. Però io immagino anche la reazione di quelli che nell'ascoltare queste parole invece dicono qualcosa di diverso. E dicono, ok, ma se Gesù è il vincitore, se è il principe dei re della terra, se è l'onnipotente, se noi siamo i suoi figli vittoriosi perché con lui siamo vittoriosi, allora come mai siamo perseguitati? Perché noi, le sette chiese dell'Asia, no, a cui questa lettera è indirizzata, stiamo vivendo tutt'altro che una vita da vincitori? Quindi qualcuno intende questo, qualcuno pensa anche a questo, perché in effetti il contesto in cui stavano vivendo le chiese, in quel tempo a cui erano indirizzate queste lettere, era particolarmente difficile. Voglio fare così una premessa per capire un po' il periodo, il momento storico, no? Così come era difficile il contesto in cui viveva lo stesso Giovanni, che è lo scrittore di questa lettera, non dico l'autore, perché l'autore è Gesù. Ma leggiamo il testo di oggi, quello che mediteremo veramente. Il primo è stato come un'introduzione. Andiamo da Apocalisse capitolo 1, dal verso 9, che è il seguito di quello che abbiamo letto. E si presenta Giovanni, dice io, Giovanni, vostro fratello e compagno nell'afflizione, nel regno e nella costanza di Gesù Cristo, ero nell'isola chiamata Patmos a motivo della parola di Dio e della testimonianza di Gesù Cristo. Mi trovai nello spirito nel giorno della testimonianza di Gesù Cristo, mi trovai, scusate, nello spirito nel giorno del Signore e udì dietro a me una forte voce
come di una tromba che diceva: io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, e ciò che tu vedi scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese che sono in Asia, ad Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatria, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea. Ora l'Apocalisse è indirizzata proprio alle chiese dell'Asia Minore, che è, diciamo, la Turchia di oggi, no? Ora, fu scritta l'Apocalisse quando le autorità dell'impero romano stavano cominciando a imporre l'adorazione dell'imperatore, e i cristiani fedeli a Cristo avrebbero dovuto affrontare la persecuzione. Ecco perché fu scritto tutto questo, no? Cioè, incluso il martirio. E Giovanni, che è lo scrittore, attraverso questa rivelazione li avverte le chiese dell'imminente arrivo della persecuzione. Ora, il risultato qual è stato? Che alcuni hanno accettato il compromesso con il governo romano, purtroppo. Infatti uno dei motivi per i quali Giovanni scrive è proprio questo: incoraggiare le chiese a stare ferme nella loro fede. E quindi, certo, la situazione di Giovanni non è delle migliori nemmeno, perché come abbiamo letto Giovanni dice: io ero nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio, a causa della testimonianza di Gesù. Cioè Giovanni non era in quell'isola perché adesso è periodo di ferie e Giovanni se n'era andato in ferie, non era in quell'isola perché gli piaceva visitare le isole della Grecia, ma perché predicava la verità a motivo della verità. E Patmos, sapete, era una piccola e arida isola molto rocciosa del mar Egeo, e distava circa 65 chilometri da Mileto, che era il porto più vicino di Efeso. Efeso era la città dove Giovanni aveva esercitato il suo ministero come anziano, ed era così sperduta, era così arida da essere quasi un'isola dimenticata. Infatti i romani la usavano per come colonia penale dei criminali, cioè, per dirlo in parole che ci comprendiamo, come le carceri di massima sicurezza di oggi. Quindi Giovanni non era in quell'isola per divertimento, ma era in quell'isola a motivo della persecuzione. Allora, perché il mio messaggio stasera si intitola Seguire la via della croce? Perché dobbiamo capire, cari, e dobbiamo comprendere cosa vuol dire realmente seguire la via della croce, cosa vuol dire seguire Gesù. Giovanni era in quest'isola perché Roma considerava la sua predicazione un reato. Infatti erano più o meno gli anni 90-95 dopo Cristo, e a quel tempo i cristiani erano assolutamente odiati dalla società. E vi dico una cosa: Giovanni era uno dei leader cristiani più importanti di quel tempo, e quindi era il più odiato. È molto probabile che fosse costretto a lavorare nelle miniere e nelle cave che c'erano nell'isola, no? Qualche libro storico lo descrive, dice che l'esilio di Giovanni fu preceduto da flagellazioni, perché il prigioniero stava completamente incatenato, era vestito con pochi stracci, aveva appena il cibo sufficiente per vivere, dormiva per terra dentro una grotta buia, di giorno lavorava sotto le insidie o le torture dei sorveglianti, e così via. Quindi, perché ho voluto fare questa premessa? Perché è importante riflettere sulla condizione di Giovanni nel momento in cui scrisse questa lettera? Perché noi apprendiamo che i momenti terribili che lui passò lo portarono ancora più vicino a Dio di quanto non lo fu mai, capite? Questo è quello che dobbiamo comprendere. Patmos, l'isola della sua sofferenza, l'isola della sofferenza di Giovanni, diventa la porta attraverso la quale Giovanni entra in stretto contatto con Gesù e riceve visioni. Mettiamo il canto 802, numero 802, mentre così non perdiamo il filo e colleghiamo subito, perché c'è qualcuno che chiama e si spegne il telefono, anche perché il fratello è stato un bel po' con il telefono acceso e facile che si è scaricato un poco. Numero 802, e man mano colleghiamo subito così non perdiamo il filo
Nella comunione con Dio e permettiamo al fratello di esporci quello che il Signore gli ha dato. Spirito di Dio, riempia vita, riempi mia anima, riempi tutto di me, Spirito di Dio. Riempi mia vita, riempi mia anima, riempi tutto di me, riempimi con tua presenza, con tuo potere, con il tuo amore, riempimi con tua presenza, con tuo Spirito di Dio, riempi mia vita, riempi mia anima, riempi tutto di me. Spirito di Dio, riempi mia vita, riempi mia anima, riempi tutto di me, riempimi con tua presenza, con tuo potere. Eccoci qua, credo che il fratello sia a posto. Mi senti? Sì, sempre. Va di sì, bene, adesso sempre fai di quello sì. che devi fare. Non ti Andiamo avanti. Abbiamo il tempo, non ti preoccupare. Ok, grazie. E quindi stavo facendo la premessa di questo messaggio
dicendo, un po' parlando di Giovanni, della situazione in cui si trovava, e stavo dicendo proprio che i momenti terribili che lui passò, che non era in un'isola per vacanza, ma era lì perché era stato perseguitato dai romani per aver predicato la parola della verità, ma in quei momenti difficili lui trovò la presenza di Dio, ecco quello si parlava all'inizio col fratello della gloria, trovò quel momento della gloria potente di Dio sulla sua vita che ha ricevuto questa rivelazione. E quindi Patmos diventa per lui l'isola della sofferenza, però diventa la porta attraverso la quale lui entra in stretto contatto con Dio e riceve grande rivelazione. Quindi quando viene rifiutato dal mondo, lui oltrepassa i confini del cielo, gloria a Dio. Così è per te e per me. Dobbiamo capire e comprendere che quando tu pensi di non farcela più, quando tu pensi che le cose sono brutte, quando tutto in questo mondo sembra che ti va contro, quando le circostanze attuali dicono che forse Dio ti ha dimenticato, sappi che se tu rimani fermo nella tua fede in Gesù, quel momento difficilissimo sarà il più glorioso per te e potrà diventare una grande opportunità incredibile per ricevere rivelazioni da parte di Dio per la tua vita. Quindi il tuo bisogno, la tua prova, molte volte diventa il miglior pulpito che tu possa avere nella tua vita. Quindi la cosa più importante nella vita di un cristiano è essere consapevole che le prove, le tribolazioni, le tempeste, le persecuzioni, le crisi, le difficoltà economiche che possiamo avere, le difficoltà relazionali, sono anch'esse delle promesse. Ma c'è una promessa più grande che supera tutte queste ed è quella più rassicurante, che è quella della vittoria di Cristo e che in Lui noi siamo più che vincitori. Amen. Quindi noi acquisiamo una maggiore conoscenza di Dio quando attraversiamo profonde sofferenze. E questo è il messaggio principale di stasera. Seguire Gesù significa seguire la via della croce, e seguire la via della croce è un impegno personale che deve portarci ad un atteggiamento di fede nel Signore e di disponibilità ad essere usati da Lui. Capite? Quindi Giovanni nel verso 1, dal verso 1 al verso 4 dice, quando si presenta e dice il suo nome, dice io, Giovanni. Cioè, quasi come se fosse incredulo di essere stato scelto per ricevere quella grande rivelazione, come se lui stesse dicendo proprio io, proprio me. Ma notiamo ancora un atteggiamento straordinario, come si definisce nel verso 9. Giovanni aveva più di 90 anni, era l'ultimo degli apostoli rimasto in vita, era conosciutissimo tra le chiese. Sia perché aveva già scritto altre epistole, sia perché era uno dei dodici che aveva vissuto a stretto contatto con Gesù, era, se vi ricordate, il discepolo che Gesù amava, quello che lui stesso scrisse nel Vangelo, che in occasione dell'ultima cena era appoggiato con la sua testa sul petto di Gesù, era uno dei tre discepoli ai quali Gesù ha dato il privilegio di assistere a dei momenti particolari del suo ministero, era l'unico dei dodici ai piedi della croce. Quando Gesù morì, ebbe il privilegio di scrivere il Vangelo che esaltava Gesù come figlio di Dio e le tre epistole che esaltano l'amore come la virtù più alta del cristianesimo. Insomma, era un mito per quel tempo, eppure non si presenta come tale, ma piuttosto come un fratello esiliato. Io Giovanni, sta dicendo, sono uno di voi, cioè Giovanni scende dalla sua posizione elevata di apostolo, ponendosi allo stesso livello dei suoi fratelli, non si definisce nemmeno apostolo né anziano come aveva fatto in altre occasioni, ma si definisce semplicemente un testimone fedele di una rivelazione davvero incredibile. Ora, perché si presenta in questo modo? Perché seppur novantenne, Giovanni non aveva dimenticato le parole del suo maestro. Quando Gesù disse, se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Oggi noi assistiamo a dei tempi in cui le persone sono attaccate ai titoli,
Altro che, il titolo è così importante, io sono, divento apostolo, io sono pastore, io sono anziano, io sono qui, e tutti perseguono dei titoli, dei ruoli, dei titoli che gli danno un livello alto, anche nella Chiesa. Ma Gesù disse: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. E poi disse ancora in Luca 14:27: chiunque non porta la sua croce e mi segue non può essere mio discepolo. Ora Giovanni conosce bene la via della croce e sa il motivo per cui è in esilio. È consapevole che seguire Cristo implica essere disposti a rinunciare alla propria vita. Lui lo ha fatto, essere disposto a rinunciare ai propri titoli, alle alte posizioni raggiunte negli anni. Perché sapete, fratelli cari, la chiamata a seguire Gesù è una chiamata a morire a se stessi, non è una chiamata alla scalata del successo. Perché oggi stiamo assistendo a questo nelle chiese, che tutti vogliono raggiungere il successo, l'apice, il titolo, l'onore. Ma la chiamata a Gesù è una chiamata a morire a se stessi, e questo è il segno distintivo della vita del cristiano. Gesù ci dice che dobbiamo prendere ogni giorno la nostra croce. Questo significa che la strada della croce è un percorso obbligato. Seguire la via della croce significa imitare Gesù. Come? Imitarlo come? Imitarlo in cosa? Significa imitare Gesù nella sua prontezza al sacrificio, imitare Gesù nella sua sottomissione a Dio, imitare Gesù alla sua sofferenza e al servizio per Dio e per gli altri. Quindi seguire la via della croce significa sacrificio, sottomissione, sofferenza e servizio. E queste attitudini o queste virtù Giovanni ce le ha tutte, come vediamo, perché si sacrifica, perché è disposto all'esilio pur di non rinnegare la verità che ha predicato per anni. Si sottomette a Dio perché, nonostante la situazione drammatica, ubbidisce all'ordine di scrivere ciò che gli sarà rivelato. Soffre per aver annunciato il messaggio della croce di Cristo e si mette al servizio di Dio, perché lo scopo principale di questo è incoraggiare la Chiesa perseguitata e darle speranza attraverso la verità che Cristo ha vinto e continuerà a vincere. Questo è il modello che Gesù ci ha lasciato e Giovanni lo ha seguito con fedeltà. Giovanni viene ricordato come il discepolo dell'amore, ed è interessante conoscere il modo in cui lui definisce l'amore. Nel Vangelo e nelle epistole lui rimarca le parole dette da Gesù e scrive così in Giovanni 15, 12 e 13, dice: questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di questo, dare la propria vita per i suoi amici. E in 1 Giovanni 3,16 dice: da questo abbiamo conosciuto l'amore, egli ha dato la sua vita per noi, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. In 1 Giovanni 4,10 scrive ancora: in questo è l'amore, che non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi e ha mandato il suo figlio per essere l'espiazione per i nostri peccati. Vedete, in questi versi l'amore viene definito proprio attraverso la croce di Cristo, perché è l'amore che ha spinto Gesù a rinunciare alla propria vita. Amare Dio significa seguire la via della croce e rinunciare a se stessi. Ora, io vi faccio una domanda: fino a che punto sei disposto a rinunciare a te stesso? Fino a che punto sei disposto a perdere la tua vita pur di restare fedele a Cristo? Gesù disse una cosa importante, interessante riguardo a questo. Luca 9:24 disse: perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per causa mia la ritroverà o la salverà. Ora, vedete che non è soltanto una questione di vita o di morte. Noi possiamo perdere noi stessi ogni giorno. Come? Vi spiego come. Allora, noi perdiamo noi stessi quando rinunciamo a rispondere alle offese. Stiamo perdendo noi stessi. E quindi noi
rinunciando di rispondere alle offese. Noi perdiamo noi stessi quando diamo il nostro aiuto a chi ne ha bisogno, quando anche magari ne siamo esausti o non vorremmo. Noi diamo, stiamo perdendo noi stessi quando ci accontentiamo di ciò che abbiamo, quando ci accontentiamo del posto di lavoro che abbiamo ricevuto, quando avremmo magari l'occasione di fare carriera, ma lo sarà a danno della famiglia o della Chiesa. Noi rinunciamo a noi stessi quando ci spendiamo per l'avanzamento del regno di Dio. Noi rinunciamo a noi stessi quando sosteniamo e incoraggiamo coloro che sono nel bisogno. E potrei andare avanti elencando molte altre cose, ma il punto non è imparare una lista di cose a memoria. La via della croce non è un codice di comportamento. La via della croce ha un nome e si chiama Gesù. È una persona e si chiama Cristo Gesù. Purtroppo oggi ci sono tante cose che impediscono la nostra comunicazione e la comunicazione con gli altri. Il materialismo, che si è impossessato anche dei figli di Dio. Abbiamo sentito prima tante altre cose che distraggono. Il mondo che entra così facilmente nelle nostre case e influenza i nostri comportamenti. Questo è importante. Cioè, oggi ci sono tantissime cose che ci impediscono la comunicazione. Il mondo entra nella nostra casa attraverso i media, attraverso i social, attraverso tutto. Oggi entrano i falsi insegnamenti che ci hanno spinto a considerare il processo di santificazione e di crescita come una questione personale, e quindi ci tentiamo a crescere personalmente. Io voglio crescere per raggiungere vette o obiettivi o posizioni che poi non servono a niente. Allora, in questo modo la vita scorre verso l'individualismo. E quindi a scapito dell'amore invece reciproco, che affonda nel mare della soddisfazione personale, perché ognuno cerca la propria soddisfazione personale. Oggi il sentimento di identificazione nel corpo di Cristo si sta perdendo, soffre. Cioè, c'è questo sentimento pazzesco, no? Di quando un membro soffre, le altre membra soffrono. Cioè, questo sentimento non è più sentito. Non c'è più il fatto che si soffre quando gli altri soffrono. Cioè, è come se i legamenti del corpo si fossero rotti quando questo accade, no? È come se i nervi sottili attraverso i quali viaggia e viene trasmesso questo sentimento di comunione tra i credenti si siano congelati, come se fossimo diventati insensibili a qualsiasi forma di afflizione altrui. Fratelli, dobbiamo renderci conto, dobbiamo esaminarci e tornare veramente a Cristo, tornare a comprendere cosa vuol dire seguire la via della croce. E noi non ci rendiamo conto del fatto che la condivisione della sofferenza è un meraviglioso strumento di incoraggiamento reciproco per tutti noi. La Bibbia ci insegna a portare i pesi gli uni degli altri perché questo rende più accettabile la pressione che ognuno vive quotidianamente. Se io so che tu stai portando anche il mio peso, se io so che c'è una chiesa, c'è un gruppo, c'è una televisione, un canale che prega continuamente per i miei bisogni, per le mie necessità, il mio peso diventa più sgravoso, si sgravia il mio peso, capite? E quindi è un incoraggiamento. La Bibbia ci insegna tutto questo, no? Quindi metterci nei panni degli altri ci permette di scendere dal trono della nostra maturità spirituale, perché oggi siamo nell'era dei maturi spirituali. Scendiamo da questo trono della maturità e inginocchiamoci invece di nuovo per fasciare le ferite di chi sta soffrendo. Quante volte siamo ciechi davanti all'evidente volto sofferente di qualcuno? Quante volte chiediamo alle persone: come stai? Questa frase comune, come stai? E questa risposta comune che tutti dicono: oh, abbastanza bene, grazie, bene, tutto ok. Se solo approfondissimo tutti questi abbastanza bene, o tutti questi si va avanti lo stesso, cioè, se approfondissimo un po' di più queste risposte e rifaremmo almeno due volte la stessa domanda,
scopriremo i bisogni che gli altri hanno e impareremo di più cosa significa identificarsi con il bisogno degli altri. Perché quando ci dicono bene, bene, noi sappiamo che magari è una risposta scontata, ma non approfondiamo e andiamo avanti. Ora, la via della croce, fratelli cari, do noi dobbiamo tornare ai piedi della croce, noi dobbiamo capire, comprendere cosa è la croce. E la via della croce passa attraverso la condivisione dei bisogni degli altri. Nel verso 9 Giovanni dichiara di essere nostro fratello e compagno nell'afflizione, nel regno e nella costanza di Gesù Cristo. Cioè, dalla desolazione dell'isola di Patmos, Giovanni, nonostante le sofferenze che pativa, riesce a vedere la gloria del regno che farà scomparire la pressione e la persecuzione. Lui guarda la gloria di Dio e dice: io sono fratello e compagno con voi. Che grande certezza sapere che le nostre prove sono sotto il controllo di un re che ha vinto. Questa è la certezza che dobbiamo avere. Noi, le nostre prove e le nostre persecuzioni sono sotto il controllo di un re che ha vinto e che continuerà a vincere, e la cui vittoria è e sarà sempre anche la nostra vittoria. Gloria a Dio. Le nostre sofferenze non sono, sapete, quando noi siamo nella prova, quando noi siamo nella sofferenza, non è un errore di Dio ha fatto male i suoi calcoli. Ma sono frutto di un potere nemico che regna sulla terra, ma che ogni cosa che accade ai figli di Dio è sempre sotto il controllo perfetto e sovrano di Dio. Capite? Cioè, non è che Dio, le cose che ci accadono è perché Dio si diverte a torturare i suoi. C'è un nemico che regna sulla terra e sono frutto di questo potere, ma con Dio. Gesù ci ha detto: fatevi coraggio, fatevi animo, perché io ho vinto il mondo. E quindi tutto è sotto il suo controllo. La Bibbia dice in Luca 12, 16, Gesù stesso lo ha detto: cinque passeri non si vendono forse per due soldi? Eppure neanche uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anzi, persino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri. E in Luca 21,16 dice: ora voi sarete traditi anche dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e faranno morire alcuni di voi, e sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma neppure un capello del vostro capo perirà. Nella vostra perseveranza guadagnerete le anime vostre. Cari che mi state ascoltando, cari nel Signore, seguire la via della croce significa essere costanti e perseveranti, ma per esserlo dobbiamo fissare il nostro sguardo su Gesù. E deve essere Gesù il soggetto principale. È Gesù l'obiettivo al quale mira il libro dell'Apocalisse, la sua esaltazione, la sua gloria e la sua vittoria. Quindi, se vuoi avere la forza di resistere sotto la pressione delle prove che questo mondo ti riserva, devi fissare gli occhi su Cristo, gli occhi su Gesù, colui che ha vinto, perché lui solo ha vinto e solo attraverso di lui noi possiamo vincere. Lui deve essere il fondamento della tua fede e la vittoria deve essere il motore della tua costanza. La vittoria, sapere che tu sei vincitore, ti darà la forza di essere costante in questa fede. Quindi dobbiamo imparare ad essere pazienti nel torto, pazienti nella sofferenza, pazienti nella stanchezza, pazienti nell'attesa che le cose possano cambiare. Dobbiamo essere pazienti anche davanti alla prospettiva che le cose potrebbero non cambiare. Pazienti e costanti. Sapete, senza avere fretta, nel Signore non dobbiamo avere fretta. Chi crede non ha fretta. Credi e aspetta, perché il Signore è vicino. Il suo regno sta per venire e ben presto ogni afflizione finirà.
gloria a Dio, e comincerà la gioia, e sapete una cosa, la gioia sua, la gioia vera, quella che il Signore dà, non è una gioia temporanea, quella che avremo è una gioia permanente, gloria a Dio, in mezzo quindi alla tua apparente desolazione, ascolta, impara ad ascoltare la rivelazione di Dio. Così come Giovanni si trovò in un tremendo momento di sofferenza, ma seppe ascoltare la rivelazione, seppe ascoltare la voce di Dio. E perciò se tu stai vivendo nell'afflizione, non pensare che Dio è lontano, che non ti stia dicendo niente, ma sii attento all'ascolto, perché Dio si sta rivelando proprio in mezzo alle onde agitate della tua vita. Quindi apri le orecchie dello spirito, alza il tuo sguardo e apri gli occhi dello spirito e fissa il tuo sguardo su Cristo, fissa il tuo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Allora sentirai e vedrai quello che lui ti vuole insegnare attraverso la prova che stai attraversando. Ma devi seguire la via della croce. Perciò concludo questo mio intervento consapevole che la via della croce è vero, è una via che implica sofferenza, è una via che implica persecuzione. È la via che noi facciamo di rinunciare a noi stessi, ma è una via che ci porterà alla gloria, è una via che ci porterà alla vittoria. Quindi apriamo bene le orecchie, apriamo gli occhi, fissiamo lo sguardo su Gesù, affinché la nostra fede sia ricreata e resa perfetta, come dice la scrittura in Ebrei. E quindi vogliamo sentire la voce di Dio, anche in mezzo al frastuono di questo mondo, anche in mezzo a tutto il caos che c'è in questo mondo, se noi ci concentriamo su Cristo, noi riusciremo a udire la sua voce, esattamente come fece Giovanni. Si trovava in un'isola lì, perseguitato, lì a scontare la sua pena, non era in vacanza, ve lo ripeto, ma era lì ai lavori forzati, era lì che dormiva dentro una grotta, era lì che lo trattavano come peggio forse di un cane, ma trovò la porta della gloria che gli aprì la rivelazione da parte di Gesù Cristo. Perciò voglio lasciarti con questo sentimento e con questa certezza nel cuore, con questa speranza nel cuore, che nel tuo momento che può sembrare disperato, nel tuo momento di desolazione, nei tuoi momenti di persecuzione, sappi che Cristo è sempre pronto a darti una nuova rivelazione. E quindi, come dicevamo prima quando abbiamo pregato, considera ogni momento come l'alba di un nuovo giorno per la tua vita e ascolta la voce del Signore, perché Lui è pronto a darti sempre nuove rivelazioni. Preghiamo insieme. Signore, grazie per la Tua parola, grazie per come stasera Tu hai parlato ai nostri cuori, e Ti preghiamo che ancora Tu possa rivelarti pienamente alla nostra vita per comprendere, Signore, realmente che con Te e in Te siamo più che vincitori, Signore, ma la via della croce è quella che dobbiamo attraversare. La rinuncia a noi stessi è quella che dobbiamo fare, Signore, perché per ricevere, per ritrovare, vogliamo perdere la nostra vita per ritrovarla in Te, Signore, come una vita vittoriosa. Perciò Ti preghiamo, Signore, continua a parlare ai nostri cuori, Signore, investiga i nostri cuori, aprici gli occhi dello Spirito, aprici le orecchie spirituali, affinché possiamo vedere e possiamo udire la Tua voce, Signore, che vuole darci nuove rivelazioni per questo nuovo giorno che Tu ci vuoi donare, Signore. Rendici sempre più sensibili a ricevere la Tua parola, e attraverso il Tuo Spirito Santo, Signore, guidaci in ogni verità. Ti diciamo grazie con tutto il cuore e ci benediciamo gli uni con gli altri stasera. Benediciamo il Pastore Cataldo, tutto lo staff di Parole di Vita e quanti ci hanno ascoltato e quanti ascolteranno ancora questi messaggi nella registrazione. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen, amen. E amen.